Ma come fai a non provare una vertigine di tenerezza per la povera Sharon, che è davvero nostra figlia, nostra sorella, un'amica, una ragazza di 33 anni che si prepara al matrimonio, che sta facendo la piccola fatica di provare a dimagrire prima di ordinare l'abito da sposa, che sta facendo i suoi progetti e poi invece le quattro coltellate di cui abbiamo letto. Ma al di là delle indagini, che speriamo si svolgano presto ed efficacemente, questa morte ci parla più di noi che di lei. Molto spesso non sappiamo niente della vita reale di chi ci sta accanto. Se fosse vero, come speriamo che sia, l'alibi del fidanzato, stava dormendo, non ha visto, non si è accorto che lei fosse uscita diversamente dalle abitudini, non aveva questa abitudine di uscire la sera da sola. Se fosse vero, dicevo, l'alibi del fidanzato sarebbe la perfetta metafora della nostra condizione. Dormiamo e non ci accorgiamo di quello che accade alla persona cara nel momento decisivo. Curioso, no? Siamo in un'epoca in cui per via di social network o per via delle nostre chat, la nostra vita sembra completamente esposta e trasparente, siamo tutti pesci rossi in una bolla trasparente con gli altri che guardano, ma questo vale per l'esteriorità. Per dentro invece resta un mistero insondabile, inaccessibile, al quale non accedono nemmeno le persone più vicine. E sai qual è il paradosso? Il paradosso è che se una verità verrà per Sharon, e noi dobbiamo cercarla, se una pista buona verrà per le indagini, da dove verrà? Da quell'oggetto che è la nostra protesi, o forse noi siamo la sua protesi umana, che è il telefonino. È lì che scopriremo se c'era una terza persona, se c'era un appuntamento, o se invece c'era una lite con le persone vicine, se c'era una questione aperta. Ormai questo scrigno dove c'è raccolta tutta la nostra vita, anzi le nostre tre vite, la vita pubblica, la vita privata e la vita segreta, al punto che riterremmo una maledizione se qualcuno leggesse i nostri messaggi, basterebbe un messaggio innocente per far saltare un matrimonio, un fidanzamento, figurati il resto. Ecco, è un paradosso che quel telefonino lì che vorremmo fosse inaccessibile da vivi diventa forse la chiave, il passepartout per scoprire il mistero.